stagione. Oggi avrei avuto con me un ospite davvero d'eccezione e sono davvero felice di salutare, di ringraziare per la sua presenza, perché ha fatto davvero di tutto nonostante gli impegni per essere qui con noi. Salvatore Cosentino, benvenuto Salvatore. Grazie, buonasera. Come stai? Stanco, immagino. No, ho finito un'udienza un po' rocambolesca e quindi sono arrivato correndo. Ringrazio. Ricordiamo che tu sei sostituto procuratore generale presso la Corte di Lecce, ti diletti, possiamo dire così, anche a fare teatro. Allora, oggi ci racconterai un po' come è avvenuto un po' questo passaggio dalla giurisprudenza, dal mondo della legge al teatro, anche perché sono due mondi, secondo me, che hanno qualcosa sicuramente di diverso, ma forse qualcosa in comune ce l'hanno, e vorrei che me lo spiegassi tu. Ma vorrei iniziare dall'inizio. Tu hai avuto una carriera davvero splendida, tuttora ce l'hai. Sei stato anche definito uno dei giudici ragazzini. Come è stato essere un giudice ragazzino? Beh, eravamo in tanti allora. Fu Cossiga che nel 92 disse questa cosa. Io nel 92 vinsi il concorso, quindi. Ed eri giovanissimo, avevi 24 anni, sì, credo. Sì, sì. E quindi fu il presidente della Repubblica da allora che dette questa definizione. Però non era una definizione positiva, aveva un'accezione negativa. Voleva dire che il magistrato in Italia poteva diventarlo già senza molta esperienza, e poi quelli con meno esperienza li sbattevano in Calabria e in Sicilia, cosa abbastanza vera questa. E quindi è nato lì tutto la mia carriera, diciamo. E poi il teatro che poi più che diletto adesso è diventato quasi una seconda professione, perché sei attivissimo, sì, sei ovunque. Seconda perché poi è proprio abbinata, no? Come appendice, ma insomma è in simbiosi con l'attività principale della magistratura. Io non farei teatro se non fossi magistrato, probabilmente. Allora, perché il mio teatro spiegare? Porta proprio la sì, giustizia. Allora, spieghiamo proprio questo collegamento, no? Perché magari per i nostri ascoltatori, magari per chi ancora non ha avuto il piacere di assistere a uno dei tuoi spettacoli, sembra, no, un po' difficile associare il mondo della legge e della giurisprudenza a quello del teatro. No, invece è facilissimo, perché il teatro, l'aula di udienza è un teatro naturale, con dei personaggi che hanno dei nomi, che usano un costume che si chiama toga, che parlano in pubblico e che seguono un copione che si chiama procedura. Quindi è come se fosse proprio una messa in scena. È una messa in scena, tanto che addirittura nel vecchio codice di rito penale, di procedura penale, quello del 30, nelle disposizioni iniziali c'era proprio la norma: non sono previsti posti speciali per il pubblico, perché si sa che la legge è uguale per tutti, ma soprattutto i processi vanno celebrati in pubblico, proprio per garantire, no, alla collettività il controllo di quello che avviene. E l'idea dei redattori del codice, che fosse talmente scenografico quello che avveniva nell'audio udienza, che non si potevano riservare posti speciali. La serie veramente può essere veramente interessante, che tu non puoi chiedere di avere un posto particolare, ma come cittadino puoi entrare e c'è vedere. C'è il pubblico, come accade in teatro. Fai da pubblico, ma non puoi avere dei palchi particolari, insomma. Assolutamente. Ma è vero che arriviamo proprio al passaggio che c'è stato dal mondo della legge a quello appunto del teatro. Ma è vero che tutto è nato da un monologo, che tu hai fatto, una sorta di monologo che hai fatto durante un convegno, è vero questa cosa? Un convegno organizzato a Locri, dove lavoravo. Io sono stato a Locri prima 30 anni fa, quando sono entrato in magistratura, poi sono tornato 10 anni fa. Ecco, durante il mio ritorno fu organizzato un convegno su diritto e letteratura, perché era impostato intorno a un professore emerito della facoltà di Reggio Calabria che aveva scritto un libro sul diritto e letteratura. Allora un mio amico avvocato mi disse: perché, è probabile anche che il professore sia un po' noiosetto, perché non fai degli interventi sul diritto e altre arti, perché non puoi parlare di letteratura, perché parlerà di tutto.
e su tutto lui. E allora io mi sono inventa di qualcosa, diritto a altre arti che non siano quelle letterarie, che non sia quella letteraria. Allora io ho pensato subito al cinema, perché ci sono dei riferimenti diretti, no? Dei film bellissimi come Detenuto in attesa di giudizio, Il nome del popolo italiano, Un giorno in pretura, che oggi è trasmissione radio, televisiva famosa, ma insomma è stato un film del 50 di Stefano, con Peppino De Filippo, sì, con Walter sì, Chiari, con Baldolai. E allora cinema. Poi la canzone, non era difficile inventarmi il rapporto alla canzone, c'erano delle canzoni famose sui giudici di Vecchioni, di De André, poi ne ho scovate anche altre, ne ho scritte anche altre mie sul mondo della giustizia. Infatti è curioso anche il fatto che ci sia questo collegamento con la musica. Tra poco approfondiremo anche questo aspetto, per ora c'è la pubblicità, rimanete sintonizzati perché con Salvatore Cosentino parleremo davvero, ci faremo una chiacchierata davvero, davvero interessante. Consigli per... Geo Solutions, azienda edile nata da un mix di esperienze e gioventù, con personale tecnico e maestranze qualificate e intraprendenti. Specializzata nel rifacimento di facciate condominiali e lavori di edilizia in genere, movimento terra, giardinaggio, pulizie civili e industriali e tanto altro ancora. Visita il nostro sito e non esitare a chiamarci al 329 18 11 339. Siamo a Manduria, in via del Fossato 36. Siamo operativi anche col bonus facciata e nelle ristrutturazioni con sconto in fattura. Geo Solutions. Soluzioni chiavi in mano, a portata di mano e di un click. Email info@edilizia-geosolutions.it. Affida la tua casa all'energia del sole e azzera la bolletta. Arca Energia è da 17 anni fornitore e installatore di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo in batteria. Arca Energia è energia pulita, 100% da fonti rinnovabili, per iniziare una nuova era, più economica, più indipendente, più vantaggiosa, grazie alle detrazioni fiscali del 50%. Arca Energia, il partner ideale per la tua casa del futuro. Visita il sito www.archeenergia.com o chiama al 333 78 97 832 o vieni a trovarci a Torre Santa Susanna in via Armando Diaz 32. Arca Energia. Oggi abbiamo motivo in più per essere felici quando c'è una bella giornata di sole. Ciao a tutti, sono Mimmo Astore e vi aspetto ogni domenica qui su Radio Punto Sud con Punto Sud Weekend dalle 9 alle 12. Oh, stavo per dimenticare, vi aspetta anche Gianfri. Tra poco su Radio che suonano da noi. Sono le 20 in punto. Radio Punto Sud, giornale radio. Zelensky pronti ad entrare nella NATO dopo la guerra. Viaggio a rischio, si tenta di scongiurare gli scioperi. Via libera dell'Eurocamera, la legge sulla natura. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Scuola. Hai conseguito l'abilitazione all'insegnamento e la specializzazione sul sostegno all'estero? Ed ottieni il riconoscimento in Italia dopo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Aderisci alla campagna del sindacato ANIAF per ottenere un tuo diritto. Per informazioni o consulenze visita il sito www.aniaf.org o contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 996 2493. Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky interviene in conferenza stampa con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg al vertice di Vilnius. Dai colloqui di oggi ha sottolineato Zelensky: capisco che le condizioni necessarie per l'ingresso nell'Alleanza Atlantica saranno raggiunte quando ci sarà la pace in Ucraina. Capiamo che alcuni hanno paura di parlare di membership ora perché nessuno vuole una guerra mondiale ed è incomprensibile, ma abbiamo bisogno di avere segnali, ha aggiunto Zelensky. L'Ucraina
vicina alla NATO, come mai prima d'ora, ha spiegato il segretario generale della NATO Stoltenberg da Vilnius. Intanto Mosca torna ad alzare la voce. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che le garanzie di sicurezza offerte dai paesi del G7 violano la sicurezza della Russia. Per il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani la decisione di far entrare l'Ucraina nella NATO di fatto c'è. Il punto è quando, non certamente durante la guerra per i rischi di escalation. Abbiamo tutti pensato di far aderire Kiev, ha concluso Tajani, dopo la fine del conflitto. Torniamo in Italia. Il vice premier e ministro Matteo Salvini ha firmato una lettera per proporre ai sindacati di rivedere le mobilitazioni annunciate per i prossimi giorni nel settore dei trasporti. Allo stesso tempo si legge in una nota del MIT, Salvini ha convocato un tavolo per consentire ai datori di lavoro e ai sindacati di confrontarsi con l'auspicio di un'intesa. Credo che i margini per una revoca dello sciopero dei trasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano. In ogni caso verranno assicurati e garantiti treni a lunga percorrenza, così come i servizi ferroviari regionali su alcune fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ha sottolineato il segretario generale della CISL Luigi Sbarra dopo l'incontro. Domani ad incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia e di Italo. Sabato 15 luglio sarà invece una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare da nord a sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per 8 ore, dalle 10 alle 18. Cambiamo argomento. Via libera dell'Eurocamera alla proposta di legge sulla natura, seppur con alcuni emendamenti rispetto al testo della Commissione. Il via libera è passato con 336 voti favorevoli, 300 contrari e 13 astenuti. La base del testo votato dall'Eurocamera si avvicina ora all'accordo del giugno scorso. Il via libera del Parlamento europeo, accolto da un lungo applauso dei gruppi favorevoli, è stato seguito dal voto altrettanto favorevole che rinvia la proposta di regolamento in Commissione Ambiente. La nostra battaglia continua, senza natura non c'è futuro, così Greta Thunberg ai cronisti all'uscita dell'aula dell'Eurocamera. Greta a lungo non ha parlato con la stampa, lasciando che a commentare il voto di Strasburgo fossero gli altri attivisti di Friday for Future. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione. È il momento di ascoltare una nuova canzone. A Sud, notizie, curiosità ed ospiti in diretta con Giovanna Ciracci. Mischeta, Profumo di mare, la novità discografica su Radio.Sud, e con me c'è ancora Salvatore Cosentino, con lui stiamo parlando del suo essere un magistrato dedito anche al teatro. Allora Salvatore, parlavamo proprio del fatto che nei tuoi spettacoli, che devo dire tu sei bravo anche in questo, perché li scrivi, li interpreti, fai tutto da solo. A quanto pare sì, tutto da solo, qualche volta mi accompagna una pianista che è Carla Petraghi, qualche volta poi c'è nella parte di Eva, lo spettacolo sulle donne, c'è un'attrice che mi piace che non sia un'attrice, mi piace proprio prendere le persone dalla società cosiddetta civile, magari sono mie allieve dell'università oppure avvocatesse. Io diceva Wilde che tutti gli uomini sanno recitare tranne qualche pessimo attore, quindi secondo me basta essere uomini o donne per poter andare in scena con un po' di un minimo di preparazione. E quindi poi da un po' di tempo c'è mio figlio in scena con me, sì, che fa perché il mattatore nero, ora ne parliamo, no? Perché tuo figlio Francesco, quindi, veramente il degno figlio di suo padre. Sì, ci sono, quindi diciamo il fatto del il rapporto con il cinema, la canzone, e poi c'è il teatro. Il teatro che naturalmente, no, quello che ho detto all'inizio, la scenografia teatrale del processo penale, quindi mi ha aiutato anche questo. Il processo a Socrate, no? L'apologia di Socrate è un processo in forma teatrale scritto da Platone, quindi c'è un sacco di riferimenti fra diritto e anche il mondo del teatro. Poi c'è anche la pittura. Dopo di tempo metto in diritto, messo di traverso lo spettacolo che ho scritto, il primo che ho scritto, e anche in quello sulla Costituzione metto La calunnia di Botticelli, che è un quadro piccolo dell'Uffizi di Firenze, si perde fra le grandi veneri, però ha un significato importantissimo, e si vede un caso di mala giustizia proprio rappresentato da 10 figure che Botticelli ben dipinge. E ovviamente non manca la musica. La musica, quanto è importante, Salvatore Cosentino, per te la musica nei tuoi spettacoli? Beh, io sono appassionato da sempre di musica, e quindi la musica ha un valore sia estetico che funzionale, perché molto spesso una canzone racconta molto più di 2 ore di noiosissima conferenza, no? l'immagine che qualche cantautore dà circa settori del mio mondo è plastica, è vincente, ed è sinteticamente capace di rappresentare
quel settore, molto più di parole che spesso si spendono ai convegni. Parlando della genesi dei tuoi spettacoli, da cosa trae ispirazione? Cioè, come nascono? Tipo, Eva non è ancora nata, che è dedicata alla figura della donna. Quello mi fu chiesto, mi fu detto, si parla troppo di femminicidio o di violenza di genere in modo retorico, tu, Salvatore Cosentino, che scrivi cose non retoriche, inventa di uno spettacolo non retorico su questo argomento. Infatti l'ho scritto bene, perché poi non è. Tu l'hai visto. L'ho visto 3 volte. Devo dire che il bello dei tuoi spettacoli, qui non è una. Sono davvero sincera, è che li rivedresti tante volte, non stancano mai. È come se li rivedessi sempre la prima volta. Perché tu sei un vero mattatore, secondo me, sul palco, perché appunto fai di tutto, canti, reciti. E non è facile tenere viva. Non recito viva... poi, se ci pensi, io narro. Narro, sei un bel narratore. Non interpreto un altro. Assolutamente, racconti quello che. Sì, e devo dire che non è facile tenere viva l'attenzione da solo, nella maggior parte dei casi, perché è vero che c'è chi ti accompagna, però poi il fulcro dello spettacolo. Esatto. Quindi tenere viva l'attenzione del pubblico, che è sempre numeroso, tra l'altro i tuoi spettacoli, sì, non è roba da poco. E vedete, per almeno un'ora e mezzo quei poveretti stanno là e si sciroppano. Salvatore Cosentino che gli racconta per un po' di tempo senza che possano neanche replicare. È profondamente antidemocratico questa forma di teatro. Quella è. Senti, ma i tuoi colleghi... Anche se è in crisi il teatro, perché... dal Covid purtroppo in poi. Sì, purtroppo io ancora sì. Riempio molto però io sì. Capisco che anche proprio come organizzazione di quantità di spettacoli all'anno ne faccio di meno, perché sono meno le proposte, perché sono meno le occasioni di organizzazione da parte dei gestori del teatro. Questo è un peccato, davvero un peccato. Esatto. Allora, c'è un autore, un cantautore che a te piace molto, e quindi vorrei che ascoltassimo questo bel brano che tra l'altro hai scelto tu, lo possiamo dire, c'è Edoardo Bennato con Non è amore. Non è amore quello che fa girare il motore del volo militare, e che importa di sotto chi ci sta. Non è amore, legittima difesa, prima sparo e dopo chiedo scusa, quel che conta è la legalità. Ma tra la freddezza e la follia ci deve essere una terza via. Non è amore quello che fa giocare al mercato la multinazionale nella gara a chi più venderà. Non è amore lo splendido sorriso di chi spiega le regole per l'uso di chi inganna con la pubblicità. Gesto plateale di chi
marcia, spaccando le vetrine del quartiere, che colpa non ne ha, non è amore, la guerra della fede di chi è pronto a uccidere e morire per amore di Cristo o di Allah, di Cristo o di Allah, di Cristo o di Allah. Beh, bellissima. Una canzone è contro bellissima. I fanatismi questa, eh no? Sì, bella, parla bella, di amore, bella. Di politica in modo alto. Fra la freddezza e la follia ci deve essere una terza via. Bellissima questa frase, veramente bella. Allora, continuando a parlare delle tue pièce teatrali, ultimamente hai coinvolto anche tuo figlio Francesco in due spettacoli che sono davvero anche questi molto coinvolgenti. Il primo è Addirittura padre e l'altro è Di sana e robusta costituzione. Correggimi se sbaglio. Addirittura padre, questo addirittura, perché questo addirittura padre? È un avverbio che fa le tante cose che faccio, addirittura padre, perché mi dico: ma come fai a, come riesci a, come poi sto anche tanto, no, in modo molto intenso con mio figlio, no? Chi mi conosce lo sa, chi ci conosce ci vede, e allora addirittura padre questo, insomma, anche perché sono arrivato a diventare padre a una certa età. Quando si dice una certa età è sempre incerta l'età, ma comunque è una certa età. E quindi mi mancava questa cosa, no? Avevo fatto molte cose già, avevo realizzato molti obiettivi, quindi addirittura padre anche per quello. Vediamo cosa riesco a fare come padre. E ci raccontiamo tante belle cose in quello spettacolo, non l'ho visto. Assolutamente sì, tra l'altro. È una cosa molto... poi fatti nostri, è uno spettacolo che mette alla prova, immagino, sfida la serie, guardateci quanto siamo belli, bravi e buoni ma soprattutto uniti, e vi raccontiamo i fatti nostri però poi ci sono dei riferimenti più generali in cui il discorso si fa più ampio. Pinocchio, la metafora di tante cose che racconta Pinocchio, e poi altre faccende più generali, non diciamo soltanto quello che facciamo in famiglia, insomma, sì, casa ma nostra. Però l'altro invece è più generale proprio, perché sì, l'altro attiene alla Costituzione, quindi si racconta attraverso l'analisi delle opere d'arte ogni articolo della Costituzione. Insomma, ne prendo 15 come articoli simbolo, da questi 15 traggo, tiro fuori, mi sono inventato una settantina di opere d'arte, quindi circa 4 opere d'arte per articolo. E che sono tante. Sì, sono quadri, sì, sono sculture, sono canzoni. Le canzoni sono ovviamente 5 e poi tanti quadri che vengono fatti vedere con delle spiegazioni. Tu quello forse non l'hai visto. Quello me lo ancora non l'ho visto, vedrai, me lo sono perso, ma recupererò sicuramente. Quello che mi ha colpito di Francesco è che lui, cioè, pur essendo piccolo, perché quanti anni ha? 10 adesso anni? Ne ha 11, okay. È andato in scena quando aveva già 4. Quindi cioè, ce l'ha proprio nel sangue. Allora cantava e basta, ovviamente. Parla in scena da quando ne aveva 7. Ma la cosa che sorprende è che lui proprio lo prende come un impegno, cioè non è come che sta lì sul gioco, cioè lo prende proprio come un impegno. Non gli sembra di stare sul palcoscenico. Quello che noi ci diciamo sul palcoscenico lo diciamo nella vita. Noi tante volte trascriviamo le battute che ci facciamo in macchina quando stiamo insieme. Io sto sempre con il mio iPad, è un'agendina, ma non l'ho portata, un'agendina di quelle anno per anno, quindi con la pennina e il taccuino, insomma. E quindi noi annotiamo, io annoto, e ormai lui partecipa a questa annotazione, le cose che ci vengono, le battute. Quindi un po' lo scrivete insieme. Quindi, sì, quando infatti siamo sul palcoscenico, a lui sembra, cioè, siamo noi due, cioè visto, molto naturali, non c'è la recitazione di nessuno. No, assolutamente, ma quello perché proprio c'è un legame talmente forte fra voi due che poi è tangibile, si percepisce proprio. Ma poi lui siccome viene con me a teatro, perché io sin da piccolo lo portavo come dovunque andassi, udienza, veniva udienza, lezioni universitarie, veniva accanto a me, stava lì, disegnava mentre io parlavo ai ragazzi, a teatro veniva sempre con me, e in prova stava lì o vicino a me sul palcoscenico oppure in platea, quindi si è abituato. Quindi quando poi l'ho andato in scena per la prima volta un po' per caso con sto microfono, c'erano 300 persone, non è come se non ci fosse. Lui poi non è un cuor di leone, nel senso che è un bambino anche che è delicato e timido,
però non si spaventa di 300 persone, magari si spaventa di altre cose, però non di quello, perché si è abituato, è una cosa naturale, quindi non si emoziona. Beh, questa cosa è veramente io bella. Io di più mi emoziono quando sto con lui in scena. Da solo no, sono mattatore, visto. Sì, sì, assolutamente. Da solo. Quando c'è lui, mi hanno detto, sembri più umano. Sì. Perché con lui c'è un po' l'apprensione, come andrà, che poi va meglio addirittura di quello che io pensassi, spesso anche meglio di me. Magari io mi impappino e lui no. Le prossime date, avete qualche data pronta? C'è un 30 agosto Galatone, Palazzo Marchesale, una bella rassegna, Galatea si chiama, teatrale, ci sono anche io, siamo anche noi con addirittura padre. E poi dovremmo ricominciare la stagione, che poi il teatro si fa secondo me d'inverno, sì. La stagione teatrale invernale, autunno-inverno, vediamo, adesso ci sono delle proposte da parte di vari teatri in Salento, in Puglia e anche fuori dalla Puglia. Qual è il messaggio, oppure anzi ti chiedo precisamente, qual è il segno che vorresti che il tuo fare teatro lasciasse alla comunità, nella società proprio? Ma innanzitutto che la gente che non si intende di diritto capisse un po' di più dei meccanismi che io, non dico svelo, ma racconto, no? Snocciolo in scena. E poi mi piacerebbe che restasse sempre quella diceva Arbasino, la casalinga di Voghera, quella massaia che mi ricordo, ce n'è sempre una ogni tanto che viene, no? Nei camerini mi dice, dottore, che bello sapere che ci sono dei magistrati onesti che raccontano delle cose. Io poi dico anche, parlo anche di, come dire, oltre che di virtuose pratiche, anche di magagne nel nostro mondo, con una certa onestà intellettuale. Ecco, questa cosa mi viene riconosciuta e mi fa piacere il fatto che la gente che sta un po' perdendo per tanti motivi fiducia nei magistrati, sì, un po' la riacquista quando viene a vedere le sì, mie cose. Sì, è un modo davvero per avvicinarti ancora di più alla gente, il magistrato che proprio sì, si avvicina alla gente, e questo è un altro aspetto davvero bello. A me piace che ci sia questa valenza scientifica, perché lo faccio nelle università e quindi lì è un discorso proprio scientifico. Sì. Ma anche essere invitato da avvocati, da operatori comunque del diritto, e in questa sinergia, in questo dialogo, no? Perché quel magistrato non sta in una torre d'avorio isolato da tutti nell'empirio delle sue idee, del suo mondo ideale, ma concretamente tratta vicende umane e di conseguenza deve avere agganci con la società, appunto, civile e anche con l'incivile. E tu la racconti. Soprattutto il penalista deve avere molti agganci con l'incivile. Assolutamente. E tu racconti l'umanità e lo fai davvero affrontando, ecco, diverse cose, e lo fai anche in maniera molto coinvolgente. Non dimentico mai che il magistrato è un uomo. È un prima uomo. Di tutto. Prima di tutto. Grazie Salvatore Cosentino. Sì, vedi, poi il tempo vola. Io avrei tanto di cui parlare con te, magari chissà in futuro, se vorrai venirci di nuovo a trovare, sarai sempre. Magari con mio figlio che. Sì, allora ti aspettiamo, ti faccio quando un invito vuoi. Ufficiale. Sì, sì. Voglio che ritorni qui con Francesco. Sì, sì, sì. Quindi appena possibile, magari anche a settembre, quando ritornerete con i vostri spettacoli alla grande, sì, 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 ritornate torna con lui. Diventi perché le buffie, quello si diverte. Assolutamente, sarà un'altra bella chiacchierata. Intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato a oggi te. Nostro ospite. E grazie ancora. Che una bella realtà alla fine, no? Sì, non ci possiamo lamentare. Ho preso l'esistenza in questi giorni. Vedi. La sua esistenza. Vabbè. A parte i colori, io sono juventina, quindi questo rosso. Vabbè, rosso nero, va bene così. Allora, ancora grazie a Salvatore Cosentino. Allora, noi ci salutiamo. A Sud ritorna però anche lunedì prossimo. Ci sarà sicuramente un altro bel personaggio con cui parleremo, sempre dalle 19 in poi su Radio.Sud. Ovviamente seguiteci anche sui nostri canali social, sul canale YouTube, su Facebook, su Instagram, e riascoltate le nostre puntate nella sezione podcast sul sito www.sud.net. Buona serata da Giovanna Ciraci.